Buonasera a tutti, grazie sempre per la vostra partecipazione. Ben vengano questi incontri organizzati dal gruppo Multimedica con l'associazione Peripato, che ci offrono l'opportunità di fissare una serie di paletti proprio sulle nostre conoscenze mediche. Io voglio ricordare che soltanto lo scorso anno ben 8,8 milioni di italiani sono incappati in fake news sondando la rete. Quindi diciamo che queste occasioni pubbliche, in cui si ha l'opportunità anche di interloquire direttamente con dei voci autorevoli della medicina italiana, ecco, sono occasioni sicuramente da amplificare, da diffondere, soprattutto quando abbiamo a che fare con un tema così delicato, così nevralgico, che ha riguardato ognuno di noi, che è quello della salvaguardia della vista, quindi dell'oculistica. Fortunatamente abbiamo qui con noi uno dei massimi rappresentanti dell'oftalmologia italiana, che è il professor Paolo Nucci, che è direttore della clinica oculistica universitaria qui all'ospedale, che io accoglierei con un applauso calorosissimo. Siete invitati a intervenire nel nostro talk show. Ma io posso salutare e ringraziare Alessandra? Ma assolutamente sì. Ogni tanto bisogna farlo, insomma. Alessandra è un supporto importante per questa struttura, perché si occupa di comunicazione nella maniera sana, devo dire. La dovevo fare, mi hanno costretto a farlo. E anche la signora Storari, la dottoressa Storari, la volevo ringraziare, perché lei è sempre disponibile in queste, e queste riunioni sono in parte merito suo, vero? In parte. Però devo dire che... Bene. Anche Simona, che sennò Simona poi non mi guarda per 5 giorni. E naturalmente mi associo ai sacrosanti ringraziamenti, ovviamente. Allora, professore, una prima domanda, poi magari mi perdonerà se le farò anche qualche domanda un po' molto molto nazional popolare, però diciamo partiamo da una... Siamo nella giornata giusta e sono contento che questa cosa viene registrata, così dico qualcosa di pesantissimo, di molto impegnativo. Oggi abbiamo appreso che uno dei primi provvedimenti che prenderà la Lega Lombarda sarà quello di cancellare l'unico decreto legge che è stato fatto dal ministro Lorenzin che aveva un senso, che era quello delle vaccinazioni. Le vaccinazioni obbligatorie per noi sono qualcosa di importante e molti di voi che sono miei coetanei ricorderanno nelle loro classi sicuramente dei bambini con la polio. Io avevo due compagni di scuola che avevano avuto la poliomielite. Come potrei mai essere contro le vaccinazioni? Ricordo che nella scuola elementare della mia città ci fu un caso di encefalite morbillosa, un bambino che morì, fu una tragedia cittadina. E noi oggi abbiamo appreso che il primo provvedimento che è presente in questo accordo sarà questo di abolire un decreto per le vaccinazioni, che invece trovavo estremamente sano, come sano fu il decreto di Sirchia antifumo. Cioè, ogni ministro della salute ha fatto qualcosa di buono. Questo era qualcosa di buono e qualcuno arriverà e lo cancellerà. Molti di voi sono della Lega, lo so già, vi vedo dalle facce. Io sono cosentino, quindi figuratevi se... Ho vissuto la Lega da tutti i punti di vista. Niente, staremo a vedere, insomma, ci aspettano tempi un po' così. Comunque, ecco, la mia domanda iniziale era un po' di... mi passi l'espressione, di carattere filosofico, sulla figura proprio dell'oculista, ok? Semplicemente perché quando noi ci rechiamo nello studio di un oculista, noi vediamo che questo professionista è circondato da macchine. In altri termini, sembra quasi che un oculista non possa assolutamente fare a meno nella propria attività clinica, o routinaria o chirurgica, di macchinari, quindi di altissima tecnologia. Allora, io mi chiedo, l'oculista sta tutto lì, sta tutto nei macchinari, o voglio dire, in altri termini,
l'esperienza o la bravura clinica, tra virgolette, dell'oculista, come facciamo a percepirla noi pazienti? Allora, devo dirvi che quando ho cominciato io, l'oculistica era già, vi parlo della fine degli anni 70, quando si parlava di oculistica, si parlava di una delle branche dove la semeiotica aveva un impatto straordinario. C'erano già i campi visivi, si riuscivano a fare delle valutazioni corneali con i dischi di Placido, cioè c'era una serie di strumenti che molte altre branche non avevano. E l'occhio, che è un organo che pesa 7 grammi, veniva vivisezionato e c'era chi si occupava di cornea già allora, chi si occupava di uvea, quindi la parte interna dell'occhio, chi si occupava di cristallino, chi si occupava di vitreo, di retina, chi si occupava di muscoli e chi si occupava di palpebre. Quindi pensate un po', questo organo così minuscolo come era già allora un bersaglio straordinario della semeiotica. Oggi è vero, tutto è cambiato. Io ho cominciato con Brancato negli anni 80, quando la florangiografia che si affacciava in quegli anni ci permetteva di vedere l'albero vascolare della retina e ci sembrava già di essere nel futuro, un futuro che sembrava davvero roseo. Oggi la florangiografia è l'esame meno eseguito perché esiste la optical coherence tomography, cioè noi facciamo delle scansioni della retina che hanno un dettaglio molto simile a un dettaglio istologico. Quindi è vero, noi oculisti siamo dei grandi semeiotici. Il fatto però di avere delle macchine non deve togliere quell'alone romantico che c'è dietro la figura del medico che, studiando queste cose, alla fine si, in qualche modo, affida tanto alle macchine e poco alla sua capacità discriminatoria, alla sua capacità diagnostica, eccetera. Dietro lo studio di questi strumenti e l'elaborazione di queste immagini, anche da un punto di vista semeiotico, come facciamo noi, è molto complesso. Devo dirvi, per esempio, che io ho 10 miei collaboratori che mi aiutano a leggere, per esempio, l'OCT, questa Optical Coherence Tomography. Oggi i miei ragazzi sono molto più capaci di me, che vengo da una generazione che questo non aveva imparato, sono più capaci di me nell'interpretare questi segni. Quindi devo dire che è vero che c'è modernità e ci si affida sempre di più alle macchine, ma bisogna anche saperle leggere le macchine. Aggiungo una cosa. Questo aspetto romantico, come vi dicevo, un po' deve però essere superato. Vi dico perché. Perché per formare un bravo retinologo, cioè uno che conosce tutte le patologie ereditarie, genetiche della retina, ci vogliono almeno 10 anni. Noi questi 10 anni non ce li abbiamo più. Noi stiamo andando verso una società che preparerà pochissimi medici, molto poco raggiungibili. Ve lo dico perché è quello che è successo già in Inghilterra. In Inghilterra arrivare dal medico significa passare attraverso un gatekeeper, cioè il medico generalista, che ti dice se tu hai diritto di andare da quel medico. E questo medico si concede graziosamente, perché non ha concorrenza. Non è sano avere un numero chiuso così stretto, preparare pochi specialisti. Vedete, io vengo dalla generazione pletorica dei medici. Io vengo da una generazione in cui si diceva che se lanciavi una carta fuori dalla finestra probabilmente prendevi un medico. Quando mi sono laureato io ce n'era una quantità enorme, tutti si laureavano in medicina. Bene, però da quel vivaio straordinario noi abbiamo creato delle personalità che nel mondo hanno contato moltissimo. Mi viene in mente Napoleone Ferrari, quello che ha inventato questi anti-VEGF. Voi sapete che oggi si fanno le iniezioni per le maculopatie. Sapete chi l'ha inventata? Le ha pensate un catanese, laureato a Catania, un'università, adesso lo dico, ma insomma, certamente non al top dell'attività scientifica. Eppure questa persona che viene fuori da quella generazione, che è la mia generazione, dove c'erano tantissimi medici, si è fatto strada. Maradona è venuto fuori in Argentina, dove a calcio giocano tutti. Una realtà così selettiva nell'accesso non è mai sana. Quindi vi dico, prepariamoci ad un periodo in cui avremo pochi medici che saranno accorsati e nessuno di questi dedicherà molto tempo alla diagnostica.
E allora va benissimo che ci sia la famosa macchina computerizzata nella quale inseriamo il nostro DNA e ci dice che patologia abbiamo. Perché probabilmente nessuno di quei nuovi medici avrà speso 10 anni per diventare un bravo retinologo. Questo è, secondo me, uno dei problemi del futuro della medicina in Italia, ma oramai in Europa. Perfetto, grazie professore. Una visione trasversale che va a toccare delle verità innegabili. Entriamo un po' nella, diciamo, nella pratica, nel vivo della nostra quotidianità. E mi verrebbe da dire che cambiano i tempi e cambiano anche le paure, no? Cambiano i miti, cambiano le paure. Noi tutti ormai facciamo lavorare i nostri occhi sulle brevi distanze, quindi tablet, PC, smartphone, cioè l'occhio lavora ormai sulle brevissime distanze, gli orizzonti ormai l'occhio non li fissa più. E c'è chi dice che alla luce di questi atteggiamenti il nostro pianeta finirà per essere popolato da un'infinità di miopi. Ecco, io volevo avere un suo parere su questa previsione. Questo glielo confermo assolutamente, perché esistono evidenze di studi di popolazione. Che significa studi di popolazione? Che per inferire qualcosa noi abbiamo bisogno di vedere in larga scala, quindi su larghe popolazioni, quanto incide un problema. Se voi andate nelle tribù Masai, no? E chiedete quanti bambini miopi o giovani miopi ci sono, probabilmente non arrivano al 2%, perché la selezione naturale li prevede che se sei miope, purtroppo non sei un buon cacciatore. Quindi per selezione naturale, io che sono addestrato a vedere da lontano, proteggerò il mio sistema che utilizza la visione da lontano in maniera migliore, quindi diventerò con difficoltà miope. Se voi vi spostate di poche migliaia di chilometri, di poche centinaia di chilometri, e andate per esempio in Israele, la percentuale di bambini miopi è altissima. Quindi, bambini miopi, tasso di scolarità in Israele di gran lunga superiore rispetto ai bambini della Palestina o ai bambini africani, e non è solo un fatto razziale, è proprio che sono bambini che vengono dark reared, sono messi lì al buio a studiare. Del resto, come vi spieghereste, per esempio, i miniaturisti del 1200? Come facevano questi qui a 45 anni, a 50 anni, a continuare a fare delle miniature difficilissime, se non perché si erano adattati nella visione da vicino e avevano... Allora non c'erano gli occhiali per vicino. Quindi tu per forza dovevi essere miope. Lo ricordate? Il nome della rosa diceva oculi de vitro cum capsula. Per la prima volta si vedevano in questa biblioteca di questo convento questi occhiali che venivano messi. Non era una cosa che potevano avere tutti. Quindi erano sostanzialmente degli studiosi che si erano adattati all'attività da vicino e si erano miopizzati. Ed è nozione comune che il miope da vicino ci veda bene. Quindi avevano selezionato l'attività ravvicinata. E questo succede oggi nei paesi di grande scolarizzazione, per esempio Singapore, per esempio Taiwan, per esempio il Giappone, dove, per esempio, guardate, un esempio che mi viene proprio da fare. I bambini delle nostre bravissime collaboratrici filippine sono quasi tutti diventati miopi venendo qui nei paesi occidentali. Le nostre filippine non sono miopi. Quindi vuol dire che l'attività ravvicinata ci porta verso la miopizzazione. Quindi il tablet, eccetera, certamente ci farà miopizzare. E quindi alla luce di questo dato di fatto, la sua ricetta qual è? Cioè, la mia ricetta simpatica, che avevo detto ad una non simpatica e non elastica conduttrice televisiva di Canale 5, molto bella ma non simpaticissima, era quella di portare i bambini a giocare a golf o andare a cavallo. E la risposta è stata: ma non tutti possono permettersi questo. È ovvio che questo è, come dire, un atteggiamento che noi abbiamo un po', come dire, giocoso. Ma tutte le attività, il bird watching, andare a fare passeggiate nei parchi,
riuscire ad uscire fuori dalla palestra, perché anche una palestra come questa, anche un luogo che è a 10 metri, non è la stessa cosa di stare all'aria aperta. E anche le radiazioni ultraviolette, quindi il sole per sé, ha un effetto positivo sulla crescita dell'occhio. In che modo? Oggi lo sappiamo o lo presumiamo con una certa serenità. La dopamina, che è un mediatore chimico, viene prodotto quando noi siamo esposti alle radiazioni ultraviolette. La dopamina è un mediatore che irrigidisce la sclera. La sclera è quella che nel miope tende ad allungarsi, per cui se io uso la dopamina, la sollecito, la produzione di dopamina, rendo il bulbo più rigido. Ma allora perché non usiamo la dopamina come farmaco? Perché purtroppo chi ha il Parkinson lo sa, la levodopa, che è un farmaco che noi usiamo per il Parkinson, ha una serie di effetti collaterali. Quindi preferibile utilizzare la natura che solleciti la produzione di dopamina in maniera, come dire, quasi micrometrica, per ottenere quello che noi vogliamo. Ecco, questo aspetto della radiazione solare mi interessa particolarmente, perché come fare i conti con quello che a lei ha appena detto, invece, con le raccomandazioni di chi dice attenzione agli occhi in estate, alle radiazioni ultraviolette che potrebbero accelerare i fenomeni di ossidazione, quindi... Allora, anche questo è parzialmente vero. Tenete conto che dietro ci sono sempre molte spinte commerciali. E purtroppo, quando parliamo di filtri verso la luce blu, gli occhiali che devono filtrare i raggi ultravioletti, eccetera, quasi sempre c'è un'attività di qualche associazione che sollecita che il bambino non può stare assolutamente. È vero che se io vivo troppo all'aria aperta ho più rischio di andare verso la cataratta, ci sta. Infatti i pescatori, infatti gli indiani, hanno una percentuale molto più alta di cataratta rispetto ai paesi del nord Europa. Dall'altro punto di vista è anche vero che non stiamo parlando di un tipo di vita, come dire, straordinariamente esposto. Noi, bene o male, abbiamo oramai appreso che stare troppo al sole fa male alla cute, ma fa male anche agli occhi. Quindi ci dobbiamo proteggere, ma non è detto che la protezione sia necessaria per evitare tutti quei fenomeni che, insomma, oggi se ne parla, insomma, lo sapete bene, non c'è pubblicità televisiva che non vi parli dell'integratore magico che, adesso la signora Storari si arrabbia, l'integratore magico che mi fa passare il problema della mia prostata, insomma, non sì, è così. Però se voi così vedete quella pubblicità, sì, vi sì, sembra che quello sia il trattamento per la ipertrofia prostatica, cioè oramai quando si va in televisione e si vede quel... Tra l'altro il nome è anche... Vi ricordate il confetto Falqui? Cosa dicevano? Basta la parola. Tu Falqui già stavi meglio. E quindi... Sì, sì, c'è una potenza del marketing. C'è una forte spinta commerciale. Certo, certo. Senta, professore, entriamo un attimo nel merito dei piccoli e anche grandi acciacchi che colpiscono l'occhio. Mi riferisco al glaucoma in particolare, il famoso ladro silenzioso della vista. Allora, proprio perché è un ladro silenzioso della vista e quindi, ahimè, si insidia senza che noi ce ne accorgiamo fondamentalmente, quali sono le armi preventive? Cioè, che cosa possiamo fare per fermare appunto questo furto della vista? Sono il peggiore a poterlo dire questo, perché io ho un glaucoma iniziale e sono quello che segue poco quello che mi dice il dottor Sacchi, che è il mio esperto di glaucoma, che mi vorrebbe monitorare molto di più. Oggi abbiamo moltissima semeiotica, è vero, però questa semeiotica è opprimente. Quindi quando tu cominci a suggerire al paziente di fare degli OCT della testa del nervo ottico, campo visivo, il campo visivo lo vivi sempre con un'angoscia, perché tu non ti accorgi di avere una patologia, vai quasi al buio a fare questo esame
e ti senti dire ma un po' è peggiorato, quindi aumentiamo. Tra l'altro i farmaci che noi utilizziamo adesso sono farmaci di una efficacia straordinaria. Una volta il glaucoma si operava e andava male nel 40% dei casi. Oggi si opera solo una piccola parte, per la verità vanno meglio gli interventi perché ci sono questi farmaci che impediscono la cicatrizzazione di questa bozza che noi creiamo, però questi farmaci sono molto pesanti. Chi ha il glaucoma e deve mettere queste gocce sa che non avrà più l'occhio bianco riposato e fresco che aveva quando era più ragazzo, perché purtroppo questi farmaci fanno pagare un costo. Sono efficacissimi, quindi andare spesso dal medico, sentirsi dire aumentiamo e tutto il resto è vero che salva, però è molto opprimente. Ciò non di meno non esiste possibilità diversa che quella di monitorarlo con tutte quelle strategie che noi oggi abbiamo. Ed oggi in verità riusciamo ad ottenere molto di più del passato. Diciamo che ciechi per glaucoma adesso è molto difficile che se ne vedano. Ciechi per glaucoma sono proprio quelli che si sono trascurati per una vita. Come ciechi per la retinopatia diabetica. La retinopatia diabetica era una patologia che portava la gente ad avere la perdita della vista in un 60% dei casi. Oggi, grazie a Dio, con i monitoraggi e con la possibilità di intervenire con farmaci e con il laser, oggettivamente se ne vedono molto pochi. Perfetto, quindi per esempio una visita per prevenire il glaucoma, con quale periodicità dovremmo farla? Ma mediamente se uno ha 45 anni, fa la sua prima visita e i valori pressori, l'aspetto del nervo ottico sono normali, difficilmente noi chiediamo un approfondimento con il campo visivo. Quando c'è qualche dubbio, l'esame che viene fatto è l'esame del campo visivo e a questo poi segue questa famosa OCT della testa del nervo ottico. Sono esami molto banali, però ripeto, quello che non piace molto al paziente è doverne fare tanti e avere queste verifiche di qualcosa che tu non senti, non avverti. Esattamente, perché il punto è questo, esattamente, infatti. Ecco, un altro aspetto del lavoro dell'oculista, forse un po' colpa nostra anche di noi giornalisti medico-scientifici che esasperiamo molto questi concetti e, come dire, anche le nuove tecnologie. Ormai quando si parla di difetti visivi, miopia, astigmatismo, si pensa al laser. Allora, io vorrei capire una volta per tutte con lei, professore, il laser è una metodica per tutti? Ci sono indicazioni precise? Chi è il candidato ideale per sottoporsi al laser in caso di miopia o di altri difetti visivi? Paradossalmente, più è leggero il difetto, migliore è il risultato. Quindi è un po' il contrario di quello che la gente pensa. Cioè, un difetto importante, faccio il laser e lo risolvo. Più il difetto è significativo, più il laser deve ablare tessuto, cioè eliminare tessuto. Più si elimina tessuto, più c'è il rischio di andare incontro alle cicatrici. E i problemi iniziali che noi abbiamo avuto, anche una certa stampa contraria ai laser, erano tutti legati a quegli sventurati, direi un pochino, secondo me, un po' scellerati, avventurieri, che facevano questo tipo di trattamento a chiunque, perché rappresentava un po' una terapia. Tanto il paziente te lo chiedeva, perché un paziente che ha una miopia di meno 11 non vede l'ora di togliersi la lente a contatto, vuole questo. Molti colleghi aderivano a questa richiesta, veniva ablata un'ampia parte di tessuto, l'effetto glare, cioè l'effetto appannamento di vetro smerigliato, le luci che facevano gli aloni colorati e tutto il resto era la regola. Oggi devo dire che, forse sulla base anche della medicina difensiva che noi applichiamo purtroppo sempre di più, ma anche per la consapevolezza che quando fai un danno del genere è molto difficile ripararlo, anche noi siamo, come dire, più restii a trattare qualsiasi tipo di difetto. Le ipermetropie si correggono con meno facilità, gli astigmatismi ipermetropici ancora meno facilità, mentre la miopia su valori leggeri, sotto le 5-6 diottrie, con astigmatismi riesce a dare dei risultati molto buoni. Gli difetti più forti nei pazienti che sono veramente intolleranti alle lenti a contatto oggi possono essere trattati con delle lenti a contatto che si mettono dentro l'occhio. Sono delle lenti fachiche,
Cioè noi anziché metterle sull'occhio le mettiamo dentro l'occhio. Sono la panacea? No, perché ovviamente aprire un occhio e mettere dentro un occhio una lente porta dei rischi. Quindi bisogna misurare molto bene. Ma è vero che se io ho una miopia molto rilevante, la lente a contatto non riesco ad indossarla, io ho due problemi. Intanto la minificazione dell'immagine, cioè l'occhiale del miope ti fa le immagini molto piccole. Quindi tu vedi un campo visivo profondamente alterato. E in più è molto costretto il campo visivo del miope. Quindi in quei pazienti che non tolgono la lente a contatto ed hanno grossi difetti, in quel caso, nel rapporto costi-benefici, ha un senso pensare a queste cosiddette IOL fachiche, che sono molto simili alle lenti intraoculari che sono messe in chi fa la cataratta. Però hanno qualche garanzia in più. Certamente, se parliamo di pazienti che hanno 25-30 anni, dobbiamo immaginarci che cosa queste lenti possono procurare nei 70-80 anni a venire. E quindi anche quello è da pesare. Perfetto. Senta, professore, io poi devo farle una domanda, perché mi perdoni, perché c'è un mio amico che, sapendo che avrei avuto l'opportunità di parlare con lei, mi ha detto no, fa questa domanda al professore a tutti i costi, perché io devo sapere. È una domanda molto nazional popolare, glielo dico subito. Reduce dalla visione del film Avengers, il mio amico chiede: ma fa male vedere i film in tre dimensioni? No, non fa male se non hai problemi. Cioè, se uno ha una buona visione binoculare, creare una disparità dell'informazione visiva in un occhio e nell'altro per un periodo breve non crea nessun problema. Se invece si ha una visione binoculare precaria, nel momento in cui io creo questa disparità, posso slatentizzare, cioè manifestare, il problema dello strabismo. Quindi ha un senso preoccuparsi se uno ha qualche problema di collaborazione binoculare, ma se non c'è, si può tranquillamente vedere. Perfetto, grazie. Noi medici siamo una categoria, insomma, un po' pericolosa. Intanto ci amiamo molto e questo ovviamente ci rende antipatici. Mettiamola giù così. È così, io in particolare. Quindi siamo un po' antipatici. Però devo dirvi una cosa, che questa è molto importante. È proprio questa categoria che nasce scettica e invidiosa. Cioè noi siamo scettici, a un medico non la dai facilmente a bere, perché sa già tutto lui, e se lui non lo sa vuol dire che le cose che non sa non sono buone. Secondo, siamo invidiosi. Se qualcuno inventa qualcosa, noi vediamo sempre il lato negativo. Ma queste due cose insieme rappresentano per voi un elemento di difesa straordinaria. Non siamo una consorteria, perché non ci amiamo. Capito? Perché mentre quando voi frequentate un ambito omeopatico, quello che vi dirà il collega omeopata è, non so, molto, molto carinamente peraltro, non sono stato in grado io di capire la sua malattia. Ho dato la mamelis, ma qui, secondo me, la camomilla era più indicata. Il medico, quello che vi dice è, il collega ha sbagliato, ha dato un farmaco che non c'entra niente. Quindi noi, da questo punto di vista, siamo noi che abbiamo creato questo atteggiamento nei confronti della medicina allopatica negativo. Perché il paziente che va da uno che gli dice una cosa, poi va da un altro e gli dice esattamente l'opposto, poi non vediamo l'ora di parlare male l'uno dell'altro, noi stiamo creando questa categoria. Però, quando Samir Patel e David Geyer, due miei amici, hanno portato all'American Academy of Ophthalmology nel 1992 i primi studi sul Macugen, cioè su questo farmaco che si iniettava dentro l'occhio, dicendo questo è un anti-VEGF. Voi non avete idea di quanti fischi si sono presi nella sala dell'American Academy. American Academy è un ambito dove ci sono 3.000 persone che vanno. Perché non ci credevano. Dopo un anno tutti usavano il Macugen, perché funzionava. Quando è venuta fuori la lente intraoculare, no? Io l'ho passato. Io mi ricordo i papaveri milanesi qui alla fine degli anni 70
che quando parlavi di cristallino artificiale era impossibile utilizzare, no, era una follia. Cosa mettiamo queste cose dentro l'occhio? Dopo 3 anni, nell'83, non c'era una struttura che non volesse mettere il cristallino artificiale. Quando è venuto fuori il laser a decimeri, all'inizio dicevano chissà cosa succederà a questa cornea una volta che l'abbiamo trattata, l'abbiamo bruciata con questo laser, chissà che cosa succederà. Nel giro di 3 anni tutti facevano il laser a decimeri. Quindi nessuno di noi è, come dire, tenero all'inizio, ma è proprio questo fatto che non siamo una consorteria che vi protegge, perché quando uno dice la sciocchezza, state tranquilli che magari non con la stessa capacità dialettica di Piero Angela, però le cose vanno dette. Le faccio un applauso. No, perché ha centrato veramente un po' i meccanismi interni della scienza medica, che per esempio adesso che parlava anche di intervento della cataratta, eccetera, la medicina è una scienza in divenire, per molti non è nemmeno una scienza, è un'arte che, come dire, si corregge da sola, no? Col tempo, quindi è verissimo quello che dice. Ricordo ancora l'esempio di Veronesi, tutti gli oncologi, chirurghi americani volevano bruciarlo, certo, alla spedirlo al rogo con l'idea della quadrantectomia. Con la quadrantectomia lui è stato uno di quelli che ha sostenuto che l'invasività chirurgica non aveva senso. Mi dica tutto, prego. Io non voglio niente, voglio solo ringraziarla perché lei ha parlato una lingua che io ho capito. Grazie. E io quello dovevo fare, l'attore. Io non voglio più fare l'oculista, gliel'ho detto ad Alessandro. Io... Grazie a voi. Mo glielo dico a mia moglie stasera, questa cosa, io la dico a mia moglie, voi registrate. No, io oramai... Ma mia moglie stasera gliele dico queste cose. Questa cosa... No, non venite a... Allora, vi dico una cosa. Io sono bravissimo sui bambini. I miei collaboratori sono bravissimi sulle persone che non sono più bambini. Ma è una meraviglia. Ma ditelo, io voglio fare l'attore, io non voglio più fare il medico. E c'ho 39 di febbre. Pensi se non avessi avuto 39 di febbre. Sarei stato... Allora, nei bambini molto piccoli l'astigmatismo si modifica da 0 a 3 anni ed è quasi fisiologico. Dopo i 3 anni la stabilità del difetto astigmatico è assoluta, cioè l'astigmatismo non deve peggiorare. Se peggiora ci sono alcuni elementi che possono causare questo peggioramento. Il primo sono eventi traumatici, oppure la tilosi della palpebra superiore, che significa che se io ho una palpebra molto pesante, la palpebra si comporta sull'occhio come se fosse un peso che noi mettiamo su un palloncino, quindi deforma la sfericità. La causa però più frequente è probabile che si stia andando verso un cheratocono. Non tutti i cheratoconi, però, questa è una parola che una volta faceva veramente terrore perché comportava il trapianto di cornea. Oggi, a dire la verità, i trapianti di cornea vengono fatti intanto senza fare quasi mai più il trapianto a tutto spessore, si preleva solo una parte della cornea. Secondo, questo trapianto di cornea che viene fatto adesso non dà più quegli astigmatismi che invece erano il problema del cheratocono che veniva operato quando si era, parlo di 20 anni fa, 15 anni fa. Adesso le tecniche chirurgiche che ci sono non devono terrorizzare. Cheratocono si diagnostica molto facilmente. Abbiamo una macchina, uno strumento fantastico che si chiama topografo corneale, che dà proprio una mappa, come se fosse una mappa cartografica della cornea. Avete presente i rilievi delle montagne? Esattamente allo stesso modo. Ci sono aree più acute che sono segnate in rosso, aree invece più piane che sono segnate in verde, e questa idea grafica anche molto immediata ti dice se c'è una,
un cheratocono oppure no. In ogni caso non è più così drammatico come era qualche anno fa. C'è sempre il trapianto, vi devo dire purtroppo con dolore, che uno dei miei assistenti, il dottor Luccarelli, li fa anche molto bene. E questa cosa mi disturba. Allora, ci sono dei test che sono test stereoscopici. Ci sono proprio delle tavolette che ti permettono di vedere le immagini in rilievo solo se i due occhi trasmettono una leggera disparità. Allora, com'è che facciamo noi a vedere le cose in tre dimensioni? Perché noi prendiamo gli oggetti di infilata, con quest'occhio li vediamo in un modo e con questo li vediamo nell'altro. Quindi vedete che le due immagini non sono congrue, sono leggermente diverse. Però questa leggera diversità, che è un carattere di assoluta normalità, quando c'è, consente di vedere le cose in tre dimensioni. Allora noi abbiamo dei test stereoscopici che ti fanno vedere le cose in profondità e con quelli tu puoi stabilire se hai una buona visione binoculare oppure no. Mediamente invece l'occhio pigro è un'altra cosa, perché io posso avere anche una buona stereoscopia, ma avere un occhio che è più pigro rispetto all'altro. Qui c'ho uno dei miei collaboratori che si chiama Villani, professor Villani, che è molto bravo e si occupa di occhio secco. Non vi fate vendere dai farmacisti qualsiasi lacrima. Non vi fate vendere dai farmacisti quei prodotti che non hanno dietro una forte sperimentazione. Oggi le lacrime artificiali sono concepite da industrie che fanno molta ricerca e ci si sta avvicinando moltissimo alla qualità di lacrime simile a quella che noi abbiamo nell'occhio. Allora, pensare di mettere l'Amamelis piuttosto che l'Eufrasia, piuttosto che la camomilla dentro della soluzione fisiologica fa molto bene ad alcuni farmacisti, non alla signora, alla dottoressa, ad alcuni farmacisti pochissimo bene all'occhio. Quindi, lacrime artificiali, quelle che voi userete, saranno delle lacrime artificiali che vengono consigliate dall'oculista, perché a seconda del tipo di occhio secco ognuno ha la sua lacrima. L'occhio secco dipende da sostanzialmente tre cose. Il film lacrimale, che oggi è considerato un organo, quando io parlo di retina, quando parlo di cornea, parlo di organi dell'occhio. Quando parlo di film lacrimale parlo di un organo. Il film lacrimale è costituito dal muco che sta attaccato alla cornea e che la rende un po', come dire, smooth, liscia, levigata. L'acqua che deve trasmettere l'ossigeno, perché la cornea è priva di vasi, altrimenti non sarebbe un vetrino d'orologio. Noi non riusciremmo a vedere se ci fossero i vasi davanti. Quindi l'ossigeno è trasferito dall'acqua e sopra un film lipidico di grassi che evita che questa lacrima o scivoli o evapori. Quando c'è un'alterazione di queste tre componenti, noi abbiamo la dislacrimia, il cosiddetto occhio secco, il dry eye. In realtà in inglese sta meglio che non occhio secco, non mi piace tanto. E allora in quei casi dobbiamo capire che cosa utilizzare, se per esempio solo dell'acido ialuronico oppure delle componenti particolari che rendono più stabile questo film lacrimale. Di occhio secco difficilmente si guarisce, ma si può sopportare molto bene. Ed è questo quello che noi generalmente facciamo. Allora, di maculopatia ce ne sono di due tipi. Una maculopatia che è considerata secca e una umida. Quella umida si può trattare con questi famosi farmaci anti-VEGF. E oggi, rispetto al passato, i protocolli di utilizzo sono molto stringenti. Mentre una volta si faceva un'iniezione così, ogni tanto, al bisogno, eccetera, adesso chi segue le maculopatie stabilisce dei calendari molto precisi per evitare che queste membrane neovascolari, cioè questi vasi che crescono, continuino a crescere e lasciare cicatrici. Quindi la umida è più fortunata della secca. La secca purtroppo ancora oggi non è curabile. E purtroppo con il passare degli anni andremo sempre di più verso la forma secca. Che significa forma secca? Che noi produciamo una sorta di materiale
che ingloba la spazzatura che c'è nella nostra retina. La maculopatia è sicuramente legata a dei geni che sono predisponenti, ma il fatto di avere un gene predisponente non ti espone al 100% alla malattia. Sappiamo per esempio che il fumo di sigaretta è fortemente negativo in questo senso. Sappiamo per esempio che utilizzare e mangiare degli antiossidanti, io suggerisco piuttosto che prendere, no, le pastiglie che contengono gli antocianosidi, di mangiarsi il mirtillo fresco, la frutta con la buccia blu, va molto bene, le more, i mirtilli, perché contengono antocianine, che sono protettive. È vero che se sono un bambino che non si alimenta, se sono un anziano che ha difficoltà di alimentarsi, allora sì che posso utilizzare l'integratore. Ma integratore significa che deve integrare. Evidentemente c'è la possibilità, no, anche di non integrare e di essere nutriti in maniera ragionevole. Io uso una varifocale, questa è una progressiva, cioè una lente che mi permette di vedere di là e di qua. Ci ho messo un po' per abituarmi, quindi non è una lente, come dire, di utilizzo immediato, però certamente ti cambia la vita, perché tu riesci ad avere una focale, un'altra focale e una focale ancora più vicina. Quindi per sé, se uno accetta il compromesso di questa visione per i primi giorni un po' anomala, io direi che è la soluzione migliore, più comoda, più pratica. Immagino che la domanda sia: io ho il premium, cioè lenti premium o no? Perché il cristallino oramai lo mettiamo sempre. Ed è, come dire, un cristallino che ha delle caratteristiche standard, perché il nostro sistema sanitario non si può permettere di mettere dei cristallini customizzati, cioè fatti apposta per il paziente. Quello che io ritengo sia ragionevole pensare per il futuro è che il paziente, con un costo supplementare, può adire alla chirurgia mutualistica della cataratta e pagarsi un cristallino particolare se ha delle esigenze particolari. Oggi purtroppo questo non è possibile. Oggi, se vuoi un IOL premium, devi farti l'intervento di cataratta privata. Il paziente pensa che sia un interesse del medico. Guardate che noi mediamente ci portiamo a casa dopo un intervento chirurgico sui 500-600 euro con le tasse escluse. Quindi non è che ti cambia la vita fare un intervento in più. È una scelta, come dire, politica un po' demagogica, quella di dire no, la stessa cosa a tutti. Io mi aspetterei una visione un poco più elastica. E quando dico visione più elastica è che se ci sono delle possibilità di utilizzo migliore, se esiste per esempio una risonanza magnetica 7 Tesla ed io posso fare risonanza magnetica con la mutua che mi costa 1000 euro e 7 Tesla mi costerebbe 3000 euro, io allo Stato chiedo i 1000 euro che mi avrebbe dato comunque. E poi ci metto dentro io 2000 euro e mi faccio la risonanza magnetica particolare. Perché purtroppo tutto gratis a tutti non è più possibile. Dobbiamo uscire da questa logica. Allora, il primo criterio è il disagio che il paziente ha. Io faccio sempre un esempio. Quando vengono i pazienti gli dico, guardi, da 0 a 10, dove colloca il suo disagio? Se il paziente mi dice 9, non ho da discutere tanto. Se il paziente mi dice 6, devo capire che evidentemente questa cataratta gli sta dando disagio. Ma se mi dice 2, posso temporeggiare. Ma rispetto al passato, la chirurgia della cataratta si cerca di farla non troppo in là. Perché? Mentre quando ho cominciato io a fare l'oculista, la cataratta veniva espressa, cioè si faceva un taglio ampissimo e il cristallino veniva spinto fuori, quindi era importante che fosse duro e consistente come un bottone per spingerlo facilmente. Quindi si faceva maturare la cataratta. Oggi è esattamente l'opposto, perché il cristallino viene aspirato, viene frammentato e aspirato. E se io frammento una cosa molto morbida, uso meno ultrasuoni. Se uso meno ultrasuoni, faccio soffrire meno la cornea. Quindi, posto che il disagio è la guida principale,
quello che è importante è non ritardare troppo, perché fare una chirurgia su una cataratta dura è più difficile. Tutto il peggio possibile, perché il foro stenopeico, l'occhiale stenopeico, in realtà utilizza uno stratagemma che qualche disonesto riesce anche a utilizzare, nel senso che se io sono miope di quasi 4 diottrie, se metto davanti ai miei occhi un forellino, è un miracolo, riesco a vedere benissimo. Quindi riesco a far credere al paziente che ti ho risolto il problema, guarda, mettendoti solo un buchino. Io non so se li ha mai usati gli occhiali stenopeici. Non solo è impratico utilizzarli, perché non si capisce che campo visivo dovrei avere, perché finché guardo a distanza qualcosa lì riesco anche a vederci bene, ma non hanno una funzione curativa, perché in realtà non è che hanno altra funzione se non quella di portare il fuoco più indietro possibile. E perché il miope vede male? Il miope vede male perché l'immagine cade davanti rispetto alla retina, quindi quanto più è piccola la zona di sfocatura, quindi quanto più io riduco questo foro attraverso cui passano i raggi, tanto più riesco a vedere nitido e tanto più lo avvicino rispetto alla retina. Questo è un artificio ottico geometrico. È soltanto un trucco. Solo che, ecco, questo usatelo quando volete capire se uno è onesto, usatelo come elemento per capire bene di che cosa vi stanno parlando. La bella notizia è che non si cura, bisogna dargli un nome e farla diventare una nostra compagna di vita. Io ce n'ho una che chiamo Carolina, ce l'ho davanti, che mi gira tutti i giorni. Così. Non è altro che un corpo mobile vitreale, che significa che noi dentro l'occhio abbiamo una sostanza che è come l'albume, è come il bianco dell'uovo, è un gel. Questo albume è attaccato alle pareti della retina. Con il passare del tempo, oppure per situazioni contingenti, mi vengono in mente per esempio i calciatori, i vecchi liberi di una volta, gli stopper, che davano 500 colpi di testa a partita, hai delle concussioni, quindi questo vitreo continua ad avere delle concussioni e si stacca dalla parete. Oppure gli anni. Con gli anni noi perdiamo liquidi, le rughe sono liquidi che noi perdiamo. Quindi il vitreo si coarta, si stacca e i cercini di collegamento galleggiano nel vitreo. Noi abbiamo una ragnatela, possiamo avere una mosca. Quando è una mosca grande è un distacco posteriore del vitreo, cioè è il cercine che si trova proprio sul nervo ottico. Quando sono ragnatele invece sono dei filamenti che si organizzano nel tempo. Non le curiamo. Anche lì quel mio amico che diceva la signora prima faceva dei trattamenti con il laser. Non si fanno. Nel momento in cui voi andate a fare dei trattamenti per frantumarli, intanto l'occhio è un sistema chiuso, quindi li frantumate ma rimangono sempre lì. Secondo, ogni scuotimento, ogni attività che voi fate all'interno dell'occhio è produttivo di sostanze infiammatorie. Quindi se voi in una cavità chiusa mettete in circolo citochine infiammatorie, voi in quel momento all'occhio non state facendo un buon servizio. Se una goccia è un distacco posteriore del vitreo, perché è trasparente, una cosa che potete imparare proprio a vedere voi è se questa macchiolina si sposta. Quando si sposta è innocente, quando rimane fissa meno. Quindi la macchiolina ferma, fissa nello stesso punto, controllatela. E beh sì, sarebbe come pensare che un caucasico si espone al sole senza avere la stessa protezione di un nero. Il nero è più protetto dal sole. Allora, non c'è niente di sollecitato in continuazione e senza nessun costo che gli occhi. Gli occhi sono sollecitati sempre. Devo dire che ad una certa età anche le sollecitazioni estreme dello sguardo pesano. Provateci. Vi accorgerete se provate ad andare con l'occhio verso le parti proprio periferiche, sentite dei fastidi che quando eravate bambini non sentivate.
Quindi l'occhio, ognuno deve avere i suoi tempi e le sue modalità. L'occhio, per fortuna, non ha bisogno di ginnastica. È un organo nervoso, sensoriale. Forse noi che amiamo il vino possiamo migliorare un po' le capacità di distinguere con l'olfatto dei profumi rispetto ad altri, però mediamente l'olfatto c'è comunque. Se sento un odore lo sento comunque, se vedo una cosa la vedo comunque, non c'è bisogno di sollecitarlo in maniera particolare. Gli americani dicono less is more, cioè meno fai, più fai. C'è un detto milanese che dice niente le bun per iveci. Niente le bun per iveci. Sapete che è una cosa, io mediamente parlo quasi tutti i dialetti, il milanese non ci riesco. Eppure io mi sento milanese. Se me l'aveste chiesto 10 anni fa avrei detto che mi sentivo ancora cosentino. Oggi se uno mi dice dove sei, dico Milano. Poi sono nato a Cosenza, vedi che ho l'accento un po' così, però dico mi sento proprio milanese io. Il laser per la miopia, quando viene fatto, il risultato è quasi immediato. Nel giro di 10 giorni uno toglie l'occhiale ed ha buoni risultati. È vero però purtroppo che il laser nel tempo può avere una regressione, ma può anche essere un paziente che è miope e continua a miopizzarsi anche oltre l'età canonica che noi riteniamo i 20-21 anni. Perché? Perché ci sono molte persone che lavorano molto da vicino e che continuano a miopizzarsi anche dopo. Quindi diciamo che può essere una regressione del trattamento e può essere una miopia che viene fuori dopo. E ci se ne accorge perché non si vede. Se non ci sono altre domande, io volevo concludere con una domanda. Lei, professore, aveva citato i mirtilli frutti di bosco. Ci sono altri cibi che potrebbero far bene all'occhio? Cioè, sì. Lei crede nell'alimentazione a favore della salute dell'occhio? Sì, per esempio gli spinaci non cotti, perché contengono luteina, che è una delle parti che entra. Allora, nessuno deve pensare che prendo la luteina e non mi viene la maculopatia, però sono degli ingredienti che è bene inserire nella nostra dieta. È bene anche cuocerli poco, perché molte di queste sostanze contengono questi famosi integratori che però vengono denaturati quando vengono sottoposti a cotture importanti. Quindi sì, direi foglia larga, i frutti così. Veronesi, che lei conosceva bene, diceva di mangiare poca carne. Se lo dico a mio figlio si incazza, ma io ne mangio pochissima. La carne non è proprio... Io credo che l'uomo non sia stato proprio creato per mangiare la carne. Credo che sia, insomma, sostanzialmente un vegetariano. Credo, però questa non ve la voglio vendere come una verità assoluta. Le carote contengono vitamina A, quindi fanno bene alla vista, ma si è visto, adesso vi dico una cosa un po' brutta, che troppa vitamina A nei fumatori purtroppo può dare il problema opposto, cioè può creare problemi di carcinogenesi. Sì, carote, per rispondere alla sua domanda, c'era il famoso detto: avete mai visto un coniglio con gli occhiali? Quindi bisogna non fumare e mangiare frutta. Perfetto, grazie a tutti, arrivederci.